Buongiorno a tutti, oggi voglio condividere con voi un pezzettino della mia giornata, perché se resterai su questo video lo guarderai fino alla fine, beh, vedrai dei posti molto carini e poi con una destinazione molto conosciuta e ti darò anche dei contenuti di vendita, per cui guarda questo video fino alla fine, resta con me. Prima tappa, arrivati a Camogli. Beh, questo romantico borgo è situato nella zona del Levante Ligure, tra Genova e La Spezia. Un aneddoto curioso su Camogli, appunto, e qua vediamo le sue tipiche abitazioni colorate con questa linea orizzontale. Vedete quelle linee orizzontali più chiare? Ecco, quelle linee orizzontali più chiare sono chiamate marcapiano, che servivano ai marinai per riconoscere la propria abitazione, quindi nel giusto piano, prima di far ritorno a casa dopo la pesca. Resta con me perché tra poco ti farò vedere un altro borgo molto carino e poi insomma arriviamo nella destinazione finale, che è sicuramente una zona conosciutissima, super blasonata, che ti presenterò tra poco e da lì ti darò un contenuto di vendita molto interessante. Qui siamo arrivati a San Fruttuoso. Prima di condividere con te il contenuto di vendita, e lo condividerò con te nella prossima location molto esclusiva che tra poco scoprirai, voglio darti un piccolo aneddoto su questo posto piccolino. Qui siamo a Torre Doria e voglio parlarti del Cristo degli Abissi, che è una statua posizionata a 17 metri qui sotto questo mare. È alta 2,5 metri, è molto riconosciuto anche per questo altro aneddoto, che molte persone che si vogliono sposare, quindi innamorati, beh, scelgono questo posto qui a San Fruttuoso e vanno a sposarsi a 17 metri sott'acqua, quindi a fianco a questo Cristo degli Abissi. Resta con me perché tra poco parleremo di vendita. Ok, sono le 14:30, quindi ci meritiamo un ristoro qui al ristorante sul porto di Portofino, così ciò di Portofino. Vengo qua anche spesso per un cliente, quindi comunque conosco un po' la zona. I ristoranti qui non ci sono però mai stato e quindi vediamo. Oggi è una giornata speciale sicuramente per me, ma tanto per mia madre, perché è il suo compleanno e quindi ho regalato questo tour di qualche giorno insieme qui da queste parti, quindi Camogli, Nervi, Portofino, San Fruttuoso, quindi insomma è una giornata importante anche per me. Perché ho deciso di fare questo video per te oggi qui in questa location sicuramente blasonata, conosciuta, super esclusiva, alla portata non di tutti? Beh, perché voglio trattare un tema molto importante nella vendita, molto importante per la tua professione di venditore. Quando vai a gestire clienti esigenti. Sappiamo che i clienti esigenti sono persone non amatissime da molti venditori, perché chiaramente sono persone che pretendono, persone molto attenti ai dettagli, persone che comunque vogliono un certo tipo di servizio e quindi un certo tipo di trattamento da parte del venditore, da parte dell'azienda. Vengo spesso in questa location perché ho un cliente molto importante, appunto esclusivo, e quindi posso portarti un'esperienza diretta. Come puoi gestire al meglio una clientela super sofisticata e super esigente? Beh, innanzitutto, come anche in qualsiasi altro caso, devi comprendere realmente chi hai di fronte. E non vuol dire ho di fronte una persona ricca o meno ricca, magari anche con problemi economici. Ma devi capire chi hai di fronte. Perché? Perché ogni persona ha chiaramente le sue esigenze e questo a volte non significa per forza che sei ricco, quindi che i cluster di ricchi, di persone esclusive, hanno esattamente le stesse esigenze e invece tutto il resto può differire da questo. No, perché a volte troviamo magari persone non così ricche ma estremamente esigenti e persone estremamente ricche ma poco esigenti. Questo video di oggi è sì chiaramente dedicato a te che tratti con personaggi molto esclusivi e quindi magari anche ricchi, ma in realtà è un video
che ti darà delle informazioni, quindi dei contenuti utili anche se tratti con persone non esclusivamente ricche ed esclusive, ma persone molto attente ai dettagli e quindi esigenti. Allora, abbiamo detto che la prima cosa è capire realmente chi abbiamo di fronte. Per capirlo, l'unico modo che ci consente di capire con chi stiamo parlando è fargli le domande giuste. Considera che le domande, la fase esplorativa, quella che nel mio metodo, che insegno nel mio programma da venditore a closer, è la fase più importante, la fase esplorativa dove devi andare ad esplorare a 360 gradi il tuo interlocutore. Una domanda molto importante che ti suggerisco di fare è questa. Una domanda che ti permette di comprendere quali sono gli elementi, i criteri più importanti, fondamentali per il tuo interlocutore. Quei criteri che permetteranno lui di convincersi di capire, ok, che tu sei la scelta giusta, che il tuo prodotto è la scelta giusta, che il tuo servizio è stato un servizio al pari delle sue aspettative o che addirittura ha superato le sue aspettative. Questa domanda è una domanda molto importante. Caro prospect, oltre ovviamente al prezzo, alle condizioni che chiaramente possono essere importanti in una scelta di un prodotto o di un servizio, quali sono quegli elementi che le faranno capire o che ti faranno capire che hai fatto la scelta giusta? Ecco, questo va a permetterti di comprendere quali sono quei criteri o quegli elementi per lui fondamentali e che gli permetteranno di dire a se stesso, nel proprio dialogo interno, ok, questo è ciò che volevo, questo è esattamente ciò che mi aspettavo. E quando il prezzo e il valore sono sullo stesso livello o addirittura, ancora meglio, il valore percepito è più pesante o comunque più alto del prezzo chiesto e quindi della cifra pagata, beh, questo ovviamente ti facilita notevolmente la vendita. Laddove invece il prezzo richiesto è più alto o pesa maggiormente del valore percepito, beh, questo invece ti porta ad avere meno probabilità di chiudere il tuo affare. Quindi questa è la domanda, caro prospect, indipendentemente dal prezzo e dalle condizioni, quali sono quegli elementi per lei importanti, per te importanti, che ti permetteranno di comprendere che hai fatto la scelta giusta? Comprendere che è esattamente quello che volevi, quello che ti aspettavi. Ecco, quando ti dà questa risposta, tu puoi sfruttare questa informazione a tuo vantaggio, chiaramente anche per un suo beneficio, per concludere la tua trattativa nel migliore dei modi, perché tu saprai esattamente cosa dire, cosa fare, come relazionarti con il tuo potenziale cliente, perché sai che per lui è importante questo, questo e quest'altro. Quindi per fare quella scelta, per convincersi alla fine che ha fatto la scelta giusta, beh, deve percepire questo, questo e quest'altro. Bene. Metti in pratica questa domanda, questa semplice ma utilissima e funzionale domanda, perché ti aiuterà a capire, a comprendere come puoi gestire le persone estremamente attente ai dettagli, estremamente esigenti. E ripeto, questo è un errore. Non pensare che le persone esigenti siano solo persone coi soldi, ricche, che vivono qui a Portofino e che possiedono questo yacht. Assolutamente no. Puoi trovare persone esigenti in qualsiasi posto e in qualsiasi classe sociale. Sicuramente quando incontri anche queste persone devi essere molto attento, forse magari anche un pochettino più attento, nel comprendere realmente quali sono quegli elementi, quei criteri fondamentali per il loro cervello, per comprendere che tu sia la persona giusta, che tu sia la scelta giusta, che tu abbia il prodotto o il servizio giusto per loro. Se vuoi avere queste informazioni, questi contenuti, queste strategie legate alla psicologia della vendita, beh, ti ricordo che nei prossimi giorni inizierà la nuova edizione del mio miglior programma sul processo di chiusura da venditore a closer, in cui ti insegnerò, svelerò le migliori strategie, le migliori informazioni dedicate alla vendita, alla psicologia della vendita e dell'acquisto, affinché tu possa vivere i prossimi mesi e i prossimi anni della tua vita di venditore secondo le tue regole, nonostante l'incertezza economica e nonostante la bufera che ci sarà anche nei prossimi mesi qua in Italia. Quindi clicca sul link qui sopra o qui sotto, perché potrai richiedere maggiori informazioni e verrai contattato o da me personalmente oppure da un mio consulente.